Tecnici, bentornati Dave e Marcia qui con voi, Rise of the Tomb Raider, nona puntata, nona, qui presenti, siamo tornati, eccoci qua, ci stiamo ributtando, gettando a capofitto di nuovo su questo grandissimo gioco, nona puntata. Avete visto, piccolo riassunto, abbiamo affrontato forze ostili, sempre la Trinità, abbiamo fatto una carneficina. Siamo buttati da altezze impossibili. Tutto, abbiamo trovato un sacco di gadget, di cose nuove, cose esplosive, le bombe, arriva la bomba che scoppia rimbomba, si tratta di me. Un sacco di cose, nona puntata. Vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanellina. Per essere sempre aggiornati. Vabbè, la introduzione, la Trinità ha preso il controllo di gran parte della valle, il popolo di Giacobbe è disperso. Ana, chi è Ana? Ah, la sua compagna Ana sta per entrare nella cattedrale sulle alture, dove Sofia mi ha detto che è nascosto l'Atlante. Gli immortali proteggono l'Atlante, uccideranno chiunque tenti di entrare. Ecco, devo correre il rischio. Perché non lo, perché si fosse perso la puntata precedente, andatela a vedere, se no sono legnate. Praticamente... Sì, fermatevi qui, siete un'ammonizione... Prima di vedere sto video guardate quello prima. Infatti diciamo, attenzione spoiler. Praticamente ci stiamo recando in una specie di, cos'è, un monastero, una cosa in montagna che da qua forse si vede, vediamo. Di là. E di là? Dovrebbe esserci una torre, no, non si vede. Ah, eccola. Eccola lì. No. Ecco, dobbiamo arrivare lì. Là sopra ci dovrebbe essere l'Atlante. Dice, raga, che serve l'Atlante? L'Atlante serve per capire dove si trova il manufatto del profeta che la Trinità sta cercando. E lo sta cercando anche Lara. Il problema è che questi qua della Trinità ammazzano tutti, soprattutto Ana, che ricordiamo è la sorella di Stinger attivo, nonché l'ex fidanzata del padre di Lara, che ci ha tradito. Ci ha tradito, ovviamente. Possiamo andare. E poi abbiamo una cattivona, una cattivona, non la vogliamo. Non la vogliamo. Entriamo un attimo qua. Non so se stai tornando indietro, però. Infatti, stai tornando indietro. No, stai tornando indietro. Guarda dove siamo arrivati. Oh! No. Te l'ho detto! No, vabbè, ne ho fatto fare un piccolo. Vabbè, non fa niente. Scusate, non c'è niente, non c'è veramente. L'acropoli. Non c'è veramente niente lì. Ci siamo ammazzati per salire su quel muro. Salire lì, andiamo avanti. Era di qua. Di qua, niente. No, niente, in realtà c'è una scatola, una cassa. Andiamo avanti, allora. Andiamo. Però prima fare lanciati col rampino. Con il rampino. Con X devi, vedi che ci sono quelle cose. Rampino, devi saltare, poi premi X e lei si rampina. Ecco, perfetto. Poi si rampina lì. Ah! Cioè, non l'ho mai usato questo, poi in realtà è un shadow. Sì, però. Okay. Ecco, attenzione. Oh, ah, non niente, ci sono le scale. Posso. C'è chi scende e c'è chi sale. Possiamo scendere, è sicuro, non succede niente. Puoi andare, possiamo andare. Barriere metalliche. Usa gli esplosivi per distruggere. E dove sta barriera? Ah, forse giù. C'è una barriera metallica. Non però so noi dove dobbiamo andare, però. Sicuramente qua c'è qualcosa. Vedete, qua c'è qualcosa. Vediamo cosa c'è. Infatti. Questa portiamocela dietro, perché se la lanci mandi a fuoco la gente. No, è caduta. Vabbè, non fa niente. La puoi riprendere se ti interessa. Ok, perfetto. Wow. Ok, proseguiamo. Ah, barriere metalliche. Questa. Questa devi usare gli esplosivi per aprire sta roba. Però non ti... No, così muori. Mettiti a distanza di sicurezza. A distanza di sicurezza, qua. Magari qua. No, mentre sei in equilibrio non ti fa lanciare, mi sa. Più indietro, tanto si vede. No, così indietro, però. Dove vai? Dove va? Non lo so. Aiuto. Vabbè, è previsto, credo. È previsto. Vabbè, niente. Oh, c'è uno lì. È alleato, però. È alleato, no, è alleato. No, è alleato. È alleato. Male, ok. Ok. Devo tornare indietro. Ma non ti fa salire di qua. Fatto una grande cavolata. Vabbè. No, ma come facciamo? No, di qua ci sarà il percorso per tornare indietro. Tanto c'è l'albero. Vabbè, lo prendiamo dopo. Sì, sì, puoi tornare da qua. Presumo. Che è sto coso? Che è quella roba lì? Ah, il petrolio. No. Che cos'è? Petrolio. Ma come torno lì? Non... Ah, c'è il rampino da qua. La piccozza, scusa. Eccola, piccozza. Meno male. Non guardate questo video se... solo con l'audio, perché sennò sembra un'altra cosa. Lo diciamo sempre. Vai, vai. Speriamo... Okay. No, ci tenevamo molto a salutare, oltre ai nostri fan, c'è il nostro amico Emilio, che vi ricordiamo è stato ospite nella quinta puntata con noi. Speriamo di riaverlo presto. Puntate. Speriamo di riaverlo presto. Ciao Emilio. Eccolo, barriere, vai con l'esplosivo. Da qui lo puoi. Con RB, Oh, okay, è arrivato qui qua. Ok, perfetto. Cosa c'è? Ah, tutto sto casino per la. Che c'è esperienza, sicuro.
No, componente per pistola, pettola. Pettola, componente per la pettola pesante. Niente per niente. No, c'è un albero da prendere qui? Io cerco le bacche di oggi. Bacche di oggi? Le bacche di oggi, sì, quelle sono fondamentali per la vita. Molti le snobbano, forse, quelli che giocano. Là c'è un'altra cassa dietro. Io cerco le banche di gol. Altra casa, questa si apre? Ah no, c'è un libro, uno scritto di qualcuno. Okay, vediamo. Ragazzi, mettete in pausa. Mettete in pausa se volete leggere. Lo leggiamo velocemente. I devoti alla causa, la cattiva sorte, morti. Sto facendo gli hashtag, le parole chiave del testo. Tristi, aereo. Ok. Passare del tempo. Ok, perfetto, possiamo andare. Aspetta. I giovani. Ovviamente la droga. Se volete leggere, giocare, okay. Allora, okay. Qua c'è qualcosa lì. Qua non siamo andati. È quella lanterna lì sopra? C'è una sedia. L'hai vista? Vabbè, la sedia. A parte la sedia, che fa con la sedia? Si siede. Che fa? Si allaccia le scarpe. Che sta facendo? Che è sta cosa? Cos'è? Che cos'è? Il momento spensierato. Che è sta cosa? Non lo so. Che cos'è? Vabbè, non lo so. Non riusciamo a capire l'utilità di questa cosa. Però, che avete... Però c'è questa lanterna qui appesa. C'è una lanterna sopra di te. Sì, che non la vedo. Qua. Proprio. Ecco, là. A che serve quella? Occhio che vai a fuoco, eh. Prova. Ecco, l'ho detto. Sì, ma la sedia a cosa serve? Boh, niente, era solo per... Per sedersi. Per sedersi. Ma, scusa, Lara non si è mai riposata in tre giochi, adesso ci mettono la sedia. Non ho capito il discorso. Vabbè, comunque siamo arrivati. Siamo tornati dove c'era quello lì che ci stava aspettando, che non so dov'è. Siamo nella fanghiglia al solito. Che c'è qua? Oh, è nemico quello. Attento, dove vai? Vabbè, lo puoi uccidere in maniera stealth. Perfetto, bellissimo. Non saprei nemmeno cosa ti è successo. Poi come fa a respirare con quel coso? Morto. Uccisione furtiva. Complimenti, bellissima uccisione. Attenzione, ce ne sono uno, due... No, che fai con questo? L'arco? Ok. Sei senza frecce, porca miseria. Fai fabbrica frecce, vediamo. Sei senza frecce. Maledizione. Non abbiamo frecce. Aspetta, fabbrica. Posso... Fabbrica. Okay. No, questa è quella infuocata. Ma che fai? No. Sì. No, no, vedi se puoi fabbricare quelle normali intanto. No. Sì, eccole. Ah. Scusa. Ah, 5 frecce hai. 5 te ne ha fatte. Vabbè, 5 ti bastano. Una a quello, appena si ferma. Fermati. No, quello all'elmetto. Quello all'elmetto. E allora, questo con chi sta parlando? Ok. No, non all'elmetto. Liscio. Eccolo, ce n'è uno lassù. È lì. Quello che si... Ah no, uno a destra. Questo da dove è spuntato? No, hai finito le frecce. Infuocata. No, niente, non ci sono più frecce. O usi quella infuocata, oppure... Ecco, ne hai una freccia in fuoco, oppure usi questo. No, forse conviene il mitra, questo è più da vicino, eh. Il mitra, quello a destra. Sì, vai. Ti sta sparando, eh. Questo mitra è forte, eccolo là. È lì, lì, eccolo. Non lo vedo. È passato lì, eccolo. Non lo vedo. Sono in due. Tieni premuto LB per curarti. Non abbiamo niente. Siamo male, senza bacche. Qua è brutta situazione qua. Trovo le bacche. Attenzione. Ti hanno ammazzato nell'acqua. Devo cercare delle bacche qua appena... Vabbè, 5 frecce in realtà potrebbero... Ma sono in 10, come... No, vabbè, erano in 4. Se usi una freccia per ognuno, ti bastano le frecce. In realtà. Dovresti farcela. In teoria. In teoria sì, in pratica no. Questo è facile. Questo era facile. E niente frecce. Poi abbiamo uno che come è vestito quello? Sono bacche di goji? No, quelli sono i funghi. No, no. Funghi velenosi. Ah, vero, ma abbiamo pure la freccia velenosa. Ce ne sono 1, 2, 3 e 4. Ecco perché non li vedevamo. Perché da qui non si vedono. Prova quelle velenose se ce l'hai. Queste sono quelle normali, ok. Quelle velenose? No. Puoi fabbricare? No. Sì, quelle infuocate? Ancora ne puoi fare. 3. Basta. Hai una freccia normale, 5 frecce infuocate, basta. 6 frecce totali. 5 così e una normale. Iniziamo con quella normale. Quella normale, vabbè, ce l'hai già, no? È quella di default impostata. Basta che premi RT là. Ne hai una sola, attenzione.
nulla. Ok, e uno è andato. Quella infuocata, se gliela tiri là in mezzo, non li uccidi tutti e due. O a questo, come vuoi, non lo so. Attenzione, questo si muove, non è semplice. Niente, no, se n'è andato. Niente. R, con quell'altro tasto devi lanciare. Con RB, quello là. Dov'è? Eccolo, è là. Ok, basta. Ne hai altre quattro. Là ce ne sono due. Ah, ma ti, scusa, colpisci questo, vanno a fuoco. Si spari. Sì, secondo me sì. No, con quella di fuoco. Ecco. Ah no, niente, ho sbagliato, chiedo scusa. Vabbè, comunque quello è morto. Ce n'è ancora, eh? Eccolo lì, eccolo. Eccolo. È lì. A posto. No, e non è andato a fuoco. È finito, non è più. Finita. Accidenti. Vabbè, cambiamo approccio. Attenzione. LB per curarti. Ma non ti puoi curare. Copertura. Non ti puoi curare, niente. Ok, quello è andato. Mi sa che ce n'è uno solo, credo. Uno, massimo due. Il problema è che, eccolo lì, di fronte. Sì, pure io. Il problema è che noi siamo indifesi qua in acqua. Quello è il problema. Eccolo. Eccolo là, dietro la, dietro la cassa. Sì. Sì, è morto. Ok. Dovrebbe essere l'ultimo. Non sento più niente. Finita la musica, era l'ultimo. Perfetto. Ma mi devo curare. Vedi se ci sono bacche. Comunque ce l'hai fatta, bravo. Bene, meno male. Ce l'hai fatta, pensavo ce l'hai fatta. Deprediamo i funghi. Io ho bisogno niente. Di bacche. Bach, salutiamo Bach, Mozart e tutti gli altri. Potevamo arrivare qua, avevamo le Molotov, ma ogni volta non ci pensiamo. Ah, è vero, però era meglio fare da stealth. Se te la vuoi portare dietro, questa è quella fumogena, eh? Però la devi, te la devi fabbricare con questo. Ok. Ne ho una. Me la porto dietro. Depredare, deprediamo i cadaveri. Ah, c'era pure la tanica. Pure la tanica c'era, mannaggia la miseria. No, come un rebus. Vedi che c'è. Ah, questa che fai? Me l'ha buttata. No, devi attaccarla a qualcosa, non so. C'è anche la tanica, quella lì di. C'era la Molotov, c'è un sacco di roba. Cosa c'è qua? Un rebus. C'è un rebus. C'è una corda che non sappiamo a cosa serve. Qui non credo ci sia niente, è strada a senso unico. Quindi se arriva qua. Sicuramente bisogna andare avanti di là, però c'è questa corda, che non ci convince. A pensare. Che non ci convince. Servirà a qualcosa. Guarda di. Qua c'è una porta, però non ci fa entrare. Ah, le bacche, le bacche. Ecco, le ho viste. Ecco, grande, le bacche di oggi. Grande. Le bacche di oggi. Mi ha fatto bene a venire. Bacche di oggi. Le bacche. Questo non si sa dove va sta corda, però vabbè. Proseguiamo, magari lo scopriremo. Ah, c'è una bottiglia. Vabbè, niente. No, ma lo so. Vabbè, non. Ok, cassa. Qua è pieno di munizioni. Guarda quante ce n'è. È pieno. Pure dietro, guarda. C'è una lettera. Cos'è questo? Sono nella merda. Ah, è tornato Giovanotti. Riservata. La posta è una spam di me e ho il sospetto. Vabbè, Giovanotti, sei famoso. Il capo della sicurezza si è accorto che tra fuoco il capo mio forse l'ha sempre saputo. Per ora si limitano a tenermi d'occhio, vogliono scoprire a che gioco sto giocando. Vorrei fosse un gioco. Sto rischiando la pelle. Non avrei dovuto impicciarmi, sono stato stupido. Stupido. Non so neanche più se questo stupido. Canale è ancora sicuro. Forse sono già venuti a prendere. Forse sono in piena paranoia. Questa Trinità è un'organizzazione enorme. Sono ovunque. Sono ovunque. Cosa scopro che mi rendo conto di aver fatto una cazzata colossale. Una cazzata colossale. Avevi ragione. Ma con chi? Ma con chi sta parlando? Vabbè, questo parla Giovanotti, mi spiace. Sta anche pieno di sassi. Lo salutiamo, stretto. Non si capisce con chi? Non lo so. C'è anche le frecce dietro, ci sono. Appoggiate lì. No, dove sono? C'è questo. Basta, non c'è più niente. Sì, altra cassa di munizioni. C'è una cosa dietro di te, mi pare. Sempre. Ah, guarda. Vabbè, Molotov, bottiglie. No, non mi interessano, aspetta. No! Sta violenza così. No, l'ha appoggiata per terra. Ah, quindi così sì. No, puoi anche poggiarla. Vabbè. A qua dove eravamo prima, scusa. Com'è che si può poggiare senza fare. Con. No, forse non si può. No, non si può. Devi fare come hai fatto prima. Così l'ha buttata, vabbè. Comunque abbiamo scoperto. Abbiamo fatto il giro, poi dove dobbiamo andare? Non lo so. Di là. Cioè. Ecco, siamo cretini, guarda. Qua si attacca la corda, quella di prima. Quindi devi salire qua sopra.
Vedi? Questo si attacca su quel coso di prima che abbiamo inquadrato, che è dall'altra parte. Ecco, su quello. Non so, non capisco l'utilità. Forse perché se salivi là sopra per bypassare i nemici. Ah no, per farti salire qua sopra. Quindi devi... ho capito. Devi andare lì. Devo andare lì perché da qua non posso. Sì, salire. Devi andare lì, andare su, lì là sopra, e poi tirare la corda e attraversare tutto. Devo andare là sopra. Come ci arrivo là sopra, vediamo. Il modo c'è. Ecco qua. Da qua. Ecco okay. Qua. Poi da qua lanci la corda. Che stupido io che non l'ho visto. Vabbè, non neanche io l'ho visto. Ecco qua. Ah, ok, eccoci qua. Ecco. Era facile. Non era facile. Visto sta... Non ci avevo pensato. Okay. Sì. Però una volta che arrivo lì? Dici, che faccio? Effettivamente non riesco a capire... Ah no, abbiamo fatto una scemenza. Che senso ha fare questo? Che senso ha arrivare qua? Boh, non l'ho capito. Sul barilotto forse, lì, sul barilotto. E poi sali sul tetto. No, niente, no, ho detto una scemenza. Non lo so. Non serve a niente arrivare. Dov'è lo, dove dobbiamo andare? Là? Ah, no, qua, siamo cretini, qua di qua, c'è un buco. siamo cretini. Vabbè. Sì, non abbiamo capito a che serve quella cosa. Che serve quello non lo capiremo mai. Forse però... più avanti servirà. Attenzione. Pazienza. Altro elicottero. Saliamo sull'elicottero. Noi dobbiamo tornare al campo. Lascia che finiscano loro. Roger, tutto a posto. Sono in tre, almeno. Io ne vedo tre. Poi aspetta prima di sparare. C'è una tanica! La tanica c'è per terra. Ti ha visto? Ah, ma sveglio tutti. Quello ti aveva visto, però vedi, se ne è sospettito. Ma mi guarda quanti ce n'è là. No, no, è no. Pieno. Ma ce n'è un altro. Questo non so che sta facendo. Ma ce n'è un altro. Questo appena torna è morto. Occhio che, si sono insospettiti, attenzione. Do un'occhiata, si sono insospettiti. Quello si è insospettito, eccolo. Questo ha l'elmetto. Questi li devi gambizzare. Hanno trovato il cadavere. Stanno attaccando. Ti hanno visto. Cioè, non ti hanno visto, però. Junior, sparate a vista. Non ti hanno visto ancora, però. Io sparerei alla tanica e uccidi quello che è blindato, è corazzato. Finito le frecce, porca miseria. Oh no. Spara la tanica. Non riesci così. Niente, questi sono... Ah, gli è sparato la tanica. Gambizzali, gambizzali. Occhio che arriva! Col coltello! No! Che brutta scena. Tentativo, dai, poi. Questa comunque era è brutta sta parte. La strategia funziona, Sì, sì, la strategia della fabbrica personalizzata funziona. Fabbrica Marshall Unbound. Dobbiamo usarla più questa. Però non è usato, sai cosa? La tanica. È vero, c'è anche la tanica. Dovrei andarla a prendere. Dopo che ammazzo quello, vado a prendere la tanica e me la porto qua. E gliela lancio. Ma non c'è anche quella cosa. No, dopo che lo uccido. Uccido quello. Ma gli altri, attenzione che passano dopo un po'. Lo so, è quello il problema. Faccio un'altra. Un'altra scatoletta per fare il. La fumogena. Personalizzata Marshall. No, è buona questa idea. Guarda quante ce n'è. Vedi, abbiamo tre fumogene, due e tre molotov. Tre fumogene e tre molotov. Guarda qua. Ah, voglia. Guarda qua quanta roba che abbiamo. La fabbrica c'è, guarda. La fabbrica c'è. Ora, se io stendo questo, mi prendo pure la fumogena. Mi prendo pure la tanica. Prima che arrivino, non ti fare beccare. Forse... Ah, nell'altra casetta ce ne sono ancora di cose. Puoi fare una fabbrica ancora più grande. Lo so, però... Puoi fare una fabbrica infinita, guarda, nell'altra casetta. Sì. C'è un'altra. Aia! Che è? Che cavolo è stato? È saltato tutto. La tua fabbrica è saltata. Com'è possibile? È saltato tutto. Maledizione. Forse il gioco ha capito che gli stavi fregando. No, deve essere successo qualcosa. Bravo. Sai cosa hanno fatto? Hanno sparato loro lì. E che sparano dal nulla, che ne sapevano loro? Beh, ce l'hai fatto però. No, ancora ce ne sono. Eccolo che arriva. È un regalo. È andata? Sono morti tutti. No, ce n'è ancora. Armalo. Ce n'è ancora uno. Tienitela, io non la voglio. Dove sei? Che ci penso io a te?
È un regalo per te. Basta, non ce n'è più. Grande. Un'altra. Eppure ti avevano distrutto la fabbrica. No, ma sono tutte attive le cose. Non so. Forse perché ho capito. Praticamente, siccome il fuoco vicino al gas è esploso tutto. Perché avevo la Molotov vicino. Ah, è così realistico? A quanto pare sì. A quanto pare così realistico. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Senza altri incidenti di percorso. Che è super realistico. Cioè, se lasci il fuoco vicino a. Io non pensavo addirittura a sto livello. Però vabbè, faccio un altro messaggio. Le guardie sono arrivate di notte. Vabbè, leggete voi. Solito. Uccidere il te. Amico del. La squadra. Prego. Sono onesto. Fate una buona idea. Sapevo che non avrei. Mi dovuto. Ma non ho potuto. Vabbè, basta. Vabbè. È letto, posso. Aspetta ancora un minuto. Ecco. Ho potuto fare. Parmi a me. Ok, per Constantine, per la divinità, per Constantine. Questo qua è un alleato di. È un alleato di Constantine che praticamente vuole difendere gli interessi. Cos'è? Che fa? Vuole difendere gli interessi di Constantine. È uno della Trinità. È la Trinità. Ok, bravo, grande, comunque. Bella mossa. Bella mossa. Perché le sistemate. Attenzione che non è finita. Ci sono altri, però dai. Però io già vedo questo. Guarda qua, vedo questo. È pieno di roba qua. Che è? Prova a farti la fabbrica anche. Siamo arrivati alla tempio lì. Qua sono tantissimi. Qua ci vuole la tattica. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. Ecco dove cominciamo con la fabbrica. Attenzione a non mettere troppo vicini, ti ricordi? No, finché è fuoco con fuoco no. Il barattolo se non lo attivo non succede niente. C'è una specie di giuramento e poi la cerimonia. C'è il giuramento e poi la cerimonia. Allora, andiamo con ordine. Quanti sono intanto? Secondo me se sali sull'albero ne puoi uscire 2-3 furtivamente. Ma là poi se mi vedono poi mi fanno un di dietro a strisce, mi fanno. Allora io vedo uno e due. Questo è un fumogene, sì. Uno, due, ne vedo. Questi non mi piacciono, dove stanno andando? Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque ne vedo. Questo qua non mi vede, quindi non c'è problema. Mi danno fastidio questi perché sono corazzati. Poi ti fanno un culo a strisce se ti vedono. No. Poi ti fanno un culo a strisce. Lo so. Guarda quello dov'è. Guarda, c'è un altro lì. Quello è il primo da uccidere perché è da solo là sopra. Ok. E nessuno ti ha visto. Fuori uno. Sotto non hanno capito. Questo pure. Potresti far saltare la. Però no, non capisco. Accidenti. Vabbè, non mi hanno visto. No, però. E ce n'era un altro vicino a lui. Maledizione, non ho più frecce. Che schifo, non posso fare frecce. Non ho più frecce. Però non mi hanno visto. Non so com'è. Non posso essere più stealth perché non ho più frecce. Tranne che non ci sono delle frecce in casa sotto, ma. Ti hanno visto. No. Aia, sì. Come hanno fatto? Ah, quello. Basta, muori. Ehi, non vale. Adesso. E li butto tutti giù. Ah, sei così. Aia. Questo? Ehi. Ma da dove arrivano? Da sotto, si arrampicano. Attenzione. Altro. Mannaggia miseria. Troppo poco stealth, troppo poco. È perché non ho frecce, porca miseria. Però visto che era buona la tattica. Era buona, però quando iniziano a salire poi diventa un po' dura. Perché. Perché non ho abbastanza conto. La decisione non dipende. Potremmo provare un'altra strada. Dall'albero non puoi fare niente. Prova solo. Da lì sopra? Da qua, da quest'albero. No, senza farti vedere. Non riesco a salire. Sì, è fatta apposta.
Da qua, sì. Forse da qua è una posizione privilegiata, no? Vedi, YY, puoi ucciderli questi due. Sì, però... Sì, potrei fare la stessa cosa. Da qua non vedo più quello, sì, ecco, perfetto. Quello lo uccido perché tanto è da solo. È uno. È uno. No! È caduto il cadavere! Porca miseria. Vabbè, gli può essere un ultimo rendimento. Uomo a terra. È un infarto, capita. Adesso... sono allarmati, spero non mi vedano. No! Ora bisogna scendere. Ah, ti ho visto. Non posso curarmi. Sono in tanti. E come mi hanno ucciso dietro l'albero? Vabbè. No, forse sta cosa dell'albero. No. Forse è meglio stare. No. Sì. Il problema è che non ho frecce. Tu quei due potresti, senza usare frecce, ucciderli stessi. Saltargli addosso. Il problema è che ho paura che mi vedono. Però non vorrei che ti vedano gli altri. Quello è il discorso. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. Oh, siccome qua ci sono le bottiglie, messaggi nei battle. Ma il problema è che se le butti queste non sei più stealth, no? Sì. Queste vanno preparate e buttate dopo. Vanno buttate tutte insieme. Attenzione al gas, con l'acqua, il fuoco. Queste le lasciamo qua. Attenzione che non caschi il cadavere, No, maledizione. Che cavolo. Ti ha visto? Sì. Non mi vedono, è un problema. Niente. Non ti devi far vedere. Non ti ho sbagliato. Vabbè, riprovo l'ultima volta. Ho sbagliato. Allora, è giusta l'idea, però bisogna vedere. Se no... Non ti devi far vedere perché sennò. Lo so, ho sbagliato io. Ma sti due li potresti uccidere stealth. Non ti devi buttare niente sti qua, sennò ti beccano tutti. Lo so. Devi avere pazienza, non è solo cioè una specie di giuramento e poi la cerimonia. Quando si avvicina. Lo strangolo e lo metto nel cespuglio, questo qua. Ecco. No, ma si allontana, va da quel lato, maledetto. Questo è il problema. Ok. Ok, nessuno ha visto niente. Ok. Non è caduto il cadavere. Non è caduto il cadavere, bene. Perfetto. Sono due. Qua, lì, qua scoppia tutto. Se poi si mette male io posso far saltare i barattoli. Sì. E scoppia tutto. Il problema è che non ho più frecce. Ma questo forse lo sistemiamo nel cespuglio. Viene qui, prima o poi deve andare in bagno. YY. L'ho visto che è apparsa proprio da letto. Mi hanno visto. No, come? Sì. Ma era stealth. Lo so, ma... Ma era stealth. È apparsa da YY. Scusa. Sembrava stealth. Lo so, però a quanto pare... Beh, se riesci a curarti e ti metti a posto... No, non ho niente per curarmi. Dai, stanno bruciando. Sì, a secco, ti piacerebbe. Ancora roba. Niente, cacchio. Va bene, niente, vai tu. Vuoi fare un altro tentativo? Dai. Questo è difficile, è dura. E perché non ho frecce? I primi 20 minuti, È dura perché non ho frecce. Mi è piaciuta la cosa di salire in alto prima. È dura. Dai, stavolta ce la fai. In effetti ho sbagliato io a dirti di uccidere quello perché poi ti hanno visto. Se non ti vedevano, era fatta. Che c'è qua? Che è quella roba lì? Ah, non niente. Bisognerebbe riuscire a fare tutto stealth. Il problema è che non bastano le frecce. Quello lo sistemiamo perché tanto non lo vede nessuno. Ok, e questa è una. Ok, qua sono forse più coperto di dove ero prima. Dovrebbero iniziare a breve. E c'è un sacco di roba che può esplodere. È pieno di barattoli, di cose. Gli butti una molotov a loro. Ma non li come li becchi tutti? Questo è il problema. Dovresti sparare veloce a quel barattolo, a quell'altro.
E siccome ho un'altra freccia, vorrei usarla per uno dei due, per uno di quei due, quando non si vedono a vicenda. Se si nascondesse uno dei due, lo potremmo... Ecco, perfetto, se quello va lì... E quello già è il secondo di cui ci liberiamo. No, sta passando quello. Sta arrivando l'altro, eh. Vabbè, ma non lo vede. Ho sbagliato. Sbagliato. Che miseria. Vabbè, non è successo niente. Ok. Però non, adesso non abbiamo più frecce. No, finito le frecce. Velenose, niente. Prova a creare qualcosa. Niente? Non puoi creare niente? No. Com'è? Frecce normali, zero. Non posso creare. Siamo a secco di frecce. È quello, non possiamo essere silenziosi, questo è il discorso. Questa è la cosa che mi dà fastidio. Dobbiamo per forza far esplodere tutto, non so, non ho altri modi per... No, però se lanciamo e mandiamo a fuoco qualcuno, loro non vedono chi è stato a lanciare. Quindi se trovo due vicini, tipo sti due, no, ma non sono abbastanza vicini, ci vogliono due che parlano, gli tiro questa e loro non sanno chi l'ha lanciata. E due ce li togliamo davanti, altri due. Se solo si avvicinassero. Tanto vedermi non mi vedono qua. No, da qua non ti vedono. Non mi vedono. Poi sotto, visto che è pieno di roba, ci sono altri barattoli. Sì. Qua sta arrivando uno sotto. Lo so, però non posso lanciarmi sopra di lui, poi, sennò poi non mi nascondo. Quello sta bevendo. Quello beve addirittura. Quello sotto di te niente, non puoi fare nulla? Se uscisse di qua sì. Però è proprio sotto di me. Non posso fare niente. Quindi tiri un molotov sotto. Ne ho tre qua, a voglia. Forse questo... No, niente, è andato qua sotto. Niente, devo per forza lanciare, mandare a fuoco qualcuno. Tipo quello, non lo so. Per forza, non posso fare niente. Devo per forza fare così. Non sanno chi... No, perché non sa, non lo sanno chi è stato, giustamente. Perfetto. Non sanno niente, non possono saperlo. Non farti vedere. Stanno sospettendo però, Ti hanno visto? Come fanno a vedermi? Scusa. Ho capito che è un gioco intelligente, ma no. Ma così tanto. Che cavolo. Ti avevano visto. Va bene, provo uno io. Vai, vai. Però con i consigli di marcio, se no non riesco. Prova a darmi dei consigli. Non abbiamo abbastanza. Se avessimo avuto 20 frecce dall'alto, secondo me potremmo provare un'altra cosa. Se riusciamo ad arrivare dove c'è il caseggiato lì, là sopra, se riusciamo a entrare qua, li secchiamo da qua. Passando di qua, magari riusciamo a salire qua sopra. E sì, siamo più coperti, capito, là. Sì. Siamo già più coperti. Se riesce ad arrivare. Ma gli tira questo qualcosa, no? Che gli dici? Questo. Ma questo è esplosivo, se ne accorgono tutti. Quello è il problema. Questo lo riesce a ammazzare furtivo se arriva qua, no? Ma se ne va niente. L'idea è buona, sarebbe arrivare qua sul caseggiato, girando da qua, evitando tutti senza farsi vedere, però è difficile. Arrivare sulla casa là sopra e sistemarli da là. Perché siamo più coperti, perché ci sono i muri. Certo. Non so se si riesce. Proviamo. Forse sì, aspetta. Ecco. Qua non so, forse da dietro. Se... Di qua ti vedono. Se passi. Ma se vado lì mi vedono. E da qua dietro non puoi passare? Da qua? Da qua sotto. Chi sei? Ti ha visto? Uno ti aveva visto. Chi sei? Non so chi però. Posto, niente. Ah no, qua da dove siamo arrivati, siamo cretini. Niente, non si può fare. Qua da dove siamo arrivati prima. Niente, non si può bypassare. Non si può entrare su questa casa. Di qua, prova di qua. Perché uno t'ha visto. Di qua non si può. Qua da dove siamo arrivati noi. Ah, c'è un'altra strada, perfetto. E da qua? C'è una via di entrata da qualche parte? Qua? No. Qua dietro, di qua, vediamo, di là, si può passare? Sì. Quello lo puoi mandare a fuoco, c'è un altro ingresso. Lanciagli la molotov. La molotov. Dov'è? No, frecce infuocate non ce n'hai. C'è solo una bottiglia, la prima bottiglia che ti capita. Ecco questa. L'accendi e gliela lanci. Prendila. Ok.
Aspetta, accendila prima. Con ok. Vai. Ok. Forse questo è un ingresso secondario. Yeah. E ci fa entrare nella casa. In questo modo li bypassiamo. Vediamo. Ok. Puoi andare. No, quello non è un coso da prendere. È lì appoggiato. Vediamo cosa c'è di qua. Non siamo mai passati e non lo sappiamo dove stiamo andando. Non so se è un altro livello, non so dove sia. Ci sono i funghi. Tanti funghi. Ah no, forse è un piccolo ripostiglio. C'è un altro messaggio. Un messaggio. Abbiamo sentito dell'arrivo del profeta a Costantinopoli, ma non ci abbiamo prestato attenzione. No, va bene. La grande città. Allora, le città sempre diventato pazzi che credono di parlare direttamente con Dio. Abbiamo sentito strane storie sui miracoli del profeta, ma non siamo andati a cercarlo. Poi l'abbiamo sentito parlare, abbiamo sentito la verità delle sue parole, spingersi come un fiume per il foro di Costantino. Ci vedono parlare in nome di Dio perché nessuno poteva farlo, ma la sua saggezza era evidente, nessuno di noi in quel foro poteva negare che dicesse la verità. Devo trovare altre informazioni sul suo conto, devo sentirlo parlare di nuovo. Ok. Insomma, stanno cercando sto profeta. Pensano che quella specie di cosa dia la vita immortale, no? Sì, no, mi sa che questo è senza uscita, è solo un ripostiglio. Beh, però abbiamo trovato un po'. Abbiamo trovato qualcosa. Qua c'è una cassa. C'è oro lì, no, la magnetite. Questa è per fare gli esplosivi. Ok, può servirci. Vabbè, non avremmo ucciso i nemici, ma siamo un po' più ricchi di prima. Sì, dai. Siamo un po' più ricchi di qualcosa. Vabbè, dai, comunque. Riproviamo. Riproviamoci. Proviamoci. Second try. Si è fatto giorno, intanto. Si è fatto giorno. Buono, così vediamo meglio. C'è un altro messaggio. Ragazzi, non volevate imparare l'alfabeto perché dicevate che non aveva niente. Gli insegnamenti della più abile cacciatrice. Prima lezione. Tutto è collegato e io ho sempre ragione. Sempre ragione, lei. Ecco il primo compito per gli studenti intelligenti. Ma chi è questo? E hanno imparato a leggere. Ma che è? Trovate, cacciate e riportatemi la pelle di una delle piccole creature della valle. Ma che schifo. Le lepri si possono trovare ovunque, di giorno o di notte. Ma insegni ai bambini a ammazzare. Quelle gli animali. Marroni nella nostra valle. Non l'ho capito. Le bianche della neve in cima alle montagne. Gli scoiattoli stanno sugli alberi e la pioggia li fa andare nelle tane. Sì. E se volete cercare i topi, guardate nelle rovine ovunque ci sia morte. Che bello. Per favore, non portatemi un topo. Ma che è schifo, ma che... Vabbè, questa è la abbiamo finito di mangiare da poco, ragazzi. È interessante, ma... Insomma, abbiamo finito di mangiare da poco. Va bene, dai, andiamo a sistemare. Andiamo a sistemare. Dobbiamo trovare il sistema. Se per forza bisogna andare di là... Sì, è l'unico... Io pensavo si potesse entrare nella casa... Per vie traverse, però non si può. Barattoli. Ne può uno solo, ne puoi portare. Ce l'hai già in mano. Comunque, pensavo si potesse bypassare tutto. Attenzione. Ok, siamo arrivati dove eravamo prima. La situazione non è cambiata. Non è cambiata, siamo sempre qua, ragazzi. Noi siamo sempre qua. Loro. E invece passando da quel lato, non credo. Forse di qua. Attenzione a non farti vedere. Ok. Cosa c'è qua? Aspetta. Ah, forse da qua si può passare, arrivare nella casa. Qua ce n'è uno. Se riesci a saltare questo qui e entrare nella casa direttamente sarebbe forte. Hai due frecce. Sì, questi li puoi seccare. Quello là sopra, questo lo puoi seccare. Ok, e quello là sopra pure. In alto, quello che c'è in alto, tanto è lì da solo. Quello lì. Eccolo, quello là. No, non ti vede. Ok. Speriamo il cadavere non cada. Perfetto. Questi due li abbiamo sistemati. Quante frecce ho? Non ne è più. Erano solo due. Solo due frecce. Niente. Finite le frecce. Vabbè, almeno abbiamo fatto qualcosa. Allora, okay. Due li abbiamo sistemati. Qua c'è un coso esplosivo. Non l'hai attivato ancora, Attenzione. Vabbè. Ecco, ok. Questo esplode. Chissà se lo tiri in mezzo al fuoco cosa succede. L'avvicino, insomma. Però ti vedono, Attenzione. Non è più stealth così. Però vabbè. Ci sono insospettiti. Non è successo niente. Non è morto nessuno. Boh. Niente, non è successo niente. Però non mi hanno visto. No, non ti hanno visto ancora. Prima mi hanno visto perché ci sono quelli nella casa lassù che ti vedono. Quello ti frega la roba, quello ti fregano. C'è una bella Molotov. La puoi attivare, ancora non è attiva. Aspetta, attiva la prima, non l'hai accesa. Ok. Ok, attenzione così te la tiri addosso, Eccolo che arriva. Ok, centro. Ti hanno visto? Oh, no. Ora sì. Oh, inizio. 200 sono, attenzione.
per stare giù. Occhio che si arrampicano. Eccolo. Arriva un altro. Ah, un altro ancora. Si è rialzato quello. Aia. Tanti cavoli. Vabbè. Aia. È impossibile, dai, ma quanti sono? Scusa, questa, cioè, questa parte qua è difficilissima. Ma quanti sono? Tutto. No, no, non è possibile. No, ci credo. No. Ce n'era ancora uno. Ce n'era uno, porca puttana. Ma dove cavolo era? Vabbè, dai, abbiamo scoperto come fare. Vabbè, adesso basta. Adesso sai come fare. No, adesso, veramente. Pazzesco. Ce n'era ancora uno che non sappiamo da dove spunta. Ho fatto un casino, un macello di roba. Ce n'era ancora uno. Pazzesco. Forse era quello lì che non troviamo mai là dietro, forse. No, ma l'avevo ucciso quello là dietro. No, questo sì, ma l'altro? E l'altro? E ce n'è un altro lì dentro che però non posso vedere da qua. Eccolo là. E questi erano i quattro della casa. Poi questi li abbiamo ammazzati tutti a frecce, questi, prima. Vedi, si insospettiscono, non si sa che cosa sentono. Controllo i cespugli. Controllo i cespugli, sì. E guardate i cespugli, fate quello che volete. Prima ce l'hai fatta, dai, ce la puoi fare anche stavolta. A me abbiamo capito. L'importante è che non ti vedano. No, infatti. Bravo. Occhio ai cespugli, potrebbe essere ovunque. Sì, non sono nei cespugli. Quello è corazzato, bastaso. Quello era questo qua che si è avvicinato alla Tani che l'ho fatto esplodere. Sì, perché era troppo forte. Sì. Attenzione che magari non è l'ultimo. Poi sbagliamo. No, non è l'ultimo. Questo sono sicuro. Che c'è lui e ce n'è anche un altro. Che è sotto di me. Controllo i cespugli. Ti devo dire. E un altro è sotto di me. Che è quello lì che è scomparso prima, che non sapevamo dove era e mi ha ucciso. Eccoli là. Controllo i cespugli. Abbiamo capito. Ho sentito qualcosa. Ho sbagliato. Ma non ha l'elmetto? No, questo ha l'elmetto. Uomo a terra, dividetevi, forza. No, ho sbagliato. No, no, aspetta. Ce ne deve essere ancora uno. Dice, ormai non ci fidiamo. Controlla giù. No, mi sa che stavolta è vero che sono morti tutti. Non vedo più nessuno io. Speriamo, speriamo. Ormai okay. Non siamo più sicuri di niente. Ormai, no, no, ormai non mi fido. Ah, eccolo, hai visto? Eri tu di prima, eri tu quello di prima che mi ha ucciso. Vabbè, sei da solo, non ci sono era i tuoi amichetti. Sì, era lui. Ora sì. Era questo qua che bastaso, ti ha seguito. Che mi ha seguito prima. Ora sì. Raccogli tutto. Cosa vabbè per distrarre, me ne frega niente. Ah, questo non l'avevo visto. No, però può servire la distrazione, no? Ma in realtà ci sono un sacco di oggetti che mi posso portare dietro. Ok. Scusate, c'è stato un... C'era uno che c'era sfuggito prima. Che era corazzato. Che era pure corazzato, maledetto, schifoso. Era uno contro uno alla fine. Uno contro uno. Prima ha vinto lui perché non l'abbiamo visto stavolta. Non l'abbiamo neanche visto, infatti. Abbiamo capito il metodo. Dai, meno male, meno male. Meno male. Faccio un altro messaggio. Il padre è scomparso. Chi è? La scorsa notte gli ho detto degli invasori, no, e delle armi che hanno a disposizione. È la Lara Rossa. Jacob è scomparso. Era sparito. Ma no, non penso che Lara Rossa. Sì. Volge quasi al termine, nessuno l'ha ancora visto. Secondo me sì. Che possa aver fatto qualcosa. Chi è Cyril? Cyril sarà un altro del villaggio. Uno di loro scomparve, sembra fosse un personaggio molto importante. Non so se parla di Jacob. Per siccome mio padre è scomparso, chi può ma essere? Ma non è firmato Sofia. No. Vabbè, comunque ragazzi, vabbè, noi ci fermiamo. Non una puntata, non ci fermiamo. Se è scomparso oppure no. Non lo sappiamo, è stata una grande puntata questa, non una puntata. Ci è andato del filo da torcere questi qua, Stavolta sì, porca miseria. Ne hai pazzesca. Però capivano dove eravamo. Sì, però ce l'abbiamo fatta, meno male.
vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie. Iscrivetevi al canale, tutto, campanellina. Ci vedremo alla decima puntata, festeggeremo la decima puntata. Un saluto da Giorgio e Marco. Ciao. Grazie.